riproporrà di nuovo il 29 di agosto e poi magari per il Palio possiamo dire la nostra. Tra l'altro un'ottima scelta, perché l'Asse ha sempre fatto comunque delle belle corse, delle belle prestazioni, un ragazzo che ha fatto tanta gavetta, quest'anno ha debuttato a Siena, quindi San Paolo scenderà in piazza con le carte regole per fare di nuovo... San Paolo deve sempre dire la sua, ha sempre avuto dei grandi fanzini. Andrea l'abbiamo scelto prima che sapesse dalla monta di Siena, l'ho incontrato il giorno prima, lui mi ha detto che sicuramente non correva, gli abbiamo portato bene e speriamo che porti bene anche a noi. E per Asti come lo chiamerete? Tempesta o come soprannome di chi viene dato ad Asti? Io credo Tempesta, perché anche l'ultima cena che della presentazione del Fantino sembrava che doveva venire giù. Chissà cosa, abbiamo optato per una scelta interna anziché all'esterno, quindi direi che Tempesta è proprio... Diciamo che ha portato un Tempesta in tutti i sensi intorno ad Asti. Esatto. Siamo in compagnia di Sandro Gess, detto Gessino, Fantino di Tanaro. Stasera è stato impegnato in tre corse, se non sbaglio, tre corse. Sensazioni di questa sera per i cavalli? Ma sensazioni per i cavalli stasera, diciamo che abbiamo provato due cavalli nuovi e sono andati benino, ma l'importante era il cavallo a cui teniamo di più, che diciamo è quello che ha vinto e ci ha dato le sensazioni che doveva darci. Quindi per settembre si scende giù in piazza determinati per vincere, presumo? Determinatissimi. Si farà il possibile per cercare di vincere, che siamo stati un po' sfigatini l'anno scorso e quest'anno speriamo che una botta di fortuna ci aiuti. Dato quarta presenza sempre per Tanaro, quindi sei ormai di famiglia, diciamo, un borgo importante, grosso. A vedere le corse a Chirivani e mi è venuta sta passione, ho detto ora voglio fare il Fantino, potevo fare altro, porca miseria, e invece niente, ho scelto questa strada e diciamo che dai, sono abbastanza felice della strada che ho scelto. Un mestiere che comunque dà tante emozioni e soddisfazioni. Dà tante emozioni, dà soddisfazione, dà tante delusioni, che però come oggi magari sei mezzo depresso che non ce la fai più, vinci una corsa e ti torna... L'entusiasmo diciamo da quando sei bambino. E le sensazioni invece di correre un Palio, soprattutto ad Asti, Palio importante, complicato perché batterie finale 21, una nemica comunque da tenere sempre sott'occhio, quali sono, cosa provi? Cosa provo? Niente, ci metto tanta passione. Che cosa ti dico? Non lo so, cioè ci devi essere per spiegartelo, non è una spiegazione, è una cosa molto forte che è piena di emozioni, cioè te lo sa spiegare solo se lo fai, sono sincero. Devi viverlo quindi. Devi viverlo per spiegarlo.